latina di sangue, e indagato per omicidio volontario l'avvocato che ha sparato e ucciso il ladro in casa. Dopo l'interrogatorio Francesco Palumbo è stato rimesso in libertà, secondo la difesa ha sparato in aria per spaventare ma non si è accorto di averlo colpito meno. Lui neanche si è accorto di aver colpito un uomo. Lo ha detto Leone Zeppieri, legale di Francesco Palumbo, l'avvocato 47enne che ieri ha sparato e ucciso un ladro che si era introdotto nella casa del padre in via Palermo a Latina. Palumbo è indagato per omicidio volontario, ma è stato rimesso in libertà dopo l'interrogatorio andato avanti per ore in questura con il magistrato Simona Gentile che segue il caso. Di quello che posso dire, dichiara, è che si è ritrovato in una condizione in cui c'era pericolo e ha reagito con un tentativo di dissuasione sparando dei colpi in aria. Quando è arrivato davanti alla casa ha trovato il palo, ricostruisce il legale, e una scala appoggiata al balcone. Immediatamente dopo un altro soggetto è sceso e in due si sono fatti minacciosi. Ha sparato dopo aver intimato ai due di lasciare il luogo, quando ha avuto la percezione di pericolo, ma ha sparato per spaventare tant'è che ha sparato in aria. La vittima era sulla scala e neanche il mio assistito si è accorto di quello che è successo se non quando ha sentito un tonfo. La ricostruzione coincide con il fatto che l'uomo è stato colpito da circa 10 metri. Al professionista 47enne sarebbero arrivati 3 messaggi dall'antifurto collegato al telefonino. Ne sono arrivati 3, ha detto il suo difensore legale, 3 che indicavano la presenza di persone in casa. Il primo dal balcone e gli altri all'interno delle stanze adiacenti. L'arma che ha usato è regolarmente detenuta e aveva anche un porto d'armi. Non l'ha presa per fatto che l'avesse già indosso è stata una causalità. Mercoledì alle 12 è prevista l'autopsia. La vittima, Domenico Bardi di 46 anni. Napoletano, non aveva armi con sé. La casa del padre dell'avvocato è stata trovata completamente sottosopra, si sta verificando se manchi qualcosa portato via dai complici dell'uomo ucciso.